Diciamo? Vado. Vado. Allora, con Natalino De Cas abbiamo una serie di paesaggi surreali che, come vedete, richiamano molto la poesia. Che la poesia ti porta ad immaginare mondi che normalmente non vedi, ma che attraverso la vena poetica dell'artista, in questo caso vediamo chiaramente questa sua capacità, riesce a portarti questi mondi immaginari, questi paesaggi surreali. Yeah. La natura è protagonista di queste opere di Chiara Garavatti, e la natura con i suoi protagonisti. In questo caso i protagonisti sono gli animali, però si tratta anche di un intervento estetico interessante per i colori e il tratto che riesce a imprimere su questi disegni. Anna Saladanna richiama il famoso pittore Degas nel rappresentare delle ballerine. E le ballerine cosa vogliono in realtà indicarci? La grazia. La grazia assoluta della femminilità che porta ad una piacevolezza estetica interessante, come vedete in questo disegno. Con Alice Martinelli abbiamo disegni che ricordano probabilmente i luoghi dove lei vive, che ha vissuto, le sue immagini, le sue emozioni nell'incontrare determinati luoghi un po' misteriosi che la portano però alla realtà, appunto, che riesce a trasferire su disegno quello che lei ha immaginato e visto. Anna Chiara Sosio lancia un concetto molto forte con questo suo pur bel dipinto, cioè ce lo indica con il titolo, cioè dove sta la libertà, e vuole ricordare uno degli eventi più drammatici della storia del mondo, cioè i campi di concentramento. E la pittura serve anche a questo tante volte, a fare in modo che la gente non dimentichi. E con quest'opera, devo dire, molto ben dipinta, la nostra artista riesce a non farci dimenticare quello che la storia ci ha insegnato. Cioè che queste cose non devono più accadere, perché la libertà è la cosa più importante per ogni essere umano. Con Simona Gasperi abbiamo questa installazione, devo dire, molto divertente, per cui bisogna intervenire sull'opera, quasi mai si interviene sull'opera, in questo caso sì, perché intervenendo sull'opera noi sentiamo questa musichetta, che è la musica di questo pianoforte, sempre in questo contesto scuro, dove il bianco risalta così tanto, per cui capiamo che il vero protagonista è il pianoforte. Ma neanche tanto, perché poi alla fine entra il vero protagonista, che è la musica, manovrata dell'uomo. Quindi in realtà cosa vogliamo dire con questo? Che l'intervento umano è sempre indispensabile. Con Bozena Flegar abbiamo il protagonista assoluto il colore, ma non solo il colore, in realtà, come vedete, ci sono tanti occhi, che non sono gli occhi di esseri umani, sono gli occhi che vogliono guardare al di dentro dell'anima delle persone che guardano questo dipinto. La musica ha una funzione estetica importante ed Emilia Costa vuole rappresentare su tela quella che è la potenza e la forza della musica, non come Kandinsky che voleva rappresentare le note con l'astratto, ma con un figurativo assoluto, quasi realista, per cui noi vediamo dal vivo come si realizza la musica attraverso questi personaggi di queste tele che guardiamo in questo momento. Wow. E dopo la musica Emilia Costa vuole rappresentarci una scena di vita quotidiana, quindi una bella ragazza che fa la casalinga in questo momento e quindi che vuole farci entrare in una dimensione assolutamente umana, mentre prima avevamo una dimensione musicale, qui entriamo in una dimensione assolutamente naturalistica, umana, di vita quotidiana. Annuska Lorandi Pianta ci sottopone due lavori completamente diversi uno dall'altro, da una parte abbiamo, come detto, un figurativo, dall'altra un astratto. Questo a dimostrare che cosa? Che tante volte non c'è differenza, sono linguaggi estetici diversi, linguaggi artistici completamente diversi, ma che hanno qualcosa in comune di forte, cioè il colore. Qui abbiamo un colore che predomina, persino dove c'è la ragazza bionda, che è poi il titolo dell'opera, il colore è talmente forte che predomina. Quindi complimenti a questo artista. Con Annalisa Marconi noi abbiamo la grande capacità tecnica di un artista che vuole dimostrarci di aver studiato molto, ma anche di avere la capacità di farci entrare in un mondo magico, che è il mondo dell'arte. Quindi noi vediamo dei paesaggi che in realtà non esistono, esistono nella mente dell'artista, ma esistono nella coscienza, nell'anima dell'artista. Ed è così brava che riesce a farci entrare in questo suo mondo magico attraverso questi disegni. Su sfondo nero scene di vita quotidiana, cioè qualcosa con cui l'uomo vive, abbiamo una fontana, che è probabilmente tipica locale, che serve assolutamente all'uomo, e dall'altra parte abbiamo un Bocnotes che viene utilizzato dall'uomo, ma c'è uno sfondo nero dietro, quindi molto misterioso, come a dire che si tratta di elementi fondamentali per l'uomo, dove c'è l'acqua e dove c'è che cosa? Una cosa importantissima, cioè il disegno, quindi la importanza dell'espressione artistica da parte degli esseri umani. Fra i sassi e nel vento, Augusta Magni riesce a portarci all'interno di questo suo mondo che lei ha vissuto, ma che vuole che tutti possano vivere.
che tutti possano avere l'esperienza che ha avuto lei e che ha saputo ritrarre benissimo in questi disegni che il nostro cameraman vi sta facendo vedere in questo momento. Anche un fotografo di questa mostra, Roberto Picchi, fotografie che bisogna guardare con attenzione perché in realtà sembrano come costruite, come se in natura non potesse trovarsi esattamente quello che viviamo. Da qui la grande abilità di questo fotografo, che riesce invece a cogliere il momento per farci vivere quello che lui ha vissuto in quel momento, nel momento in cui ha visto queste scenografie della natura non realizzate dall'uomo ma dalla natura stessa. Con Annalisa Geller abbiamo la realizzazione di quello che in realtà è l'arte, cioè l'arte tende a far rendere visibile l'invisibile. E in queste opere Annalisa Geller ci fa vedere qualcosa che non potremmo mai vedere attraverso l'occhio umano, ma che possiamo vedere attraverso queste opere d'arte che riportano la nostra coscienza, il nostro pensiero, la nostra immaginazione all'interno di un mondo magico, ed è questo, dicevo, la grande abilità, quello di riportarci in un territorio sconosciuto ma che diventa noto e persino esteticamente interessante attraverso questi lavori. Marta Maria Fico, attraverso il titolo, ci porta nella giusta direzione per capire i suoi lavori. Siamo la musica che rappresentiamo, quindi diciamo che, così come qualcuno dice siamo quello che mangiamo, attraverso queste opere capiamo che siamo anche ciò che ascoltiamo. Rita Sorgio affronta diversi linguaggi artistici e devo dire che con entrambi i linguaggi riesce a darci una forte emozione estetica, che è il vero obiettivo dell'arte, quello di dare a chi guarda l'opera una forte emozione estetica, spesso a prescindere dai materiali che si usano, perché intanto l'opera ti deve colpire, dopo ti approfondisci, capisci anche che ha usato dei materiali che normalmente non vengono usati per l'arte, come questo caso al vetro e altri sistemi tecnici che ha usato per realizzare queste opere, che hanno questo forte obiettivo di farci entrare in una dimensione attraverso anche dei materiali altrimenti inutilizzati, buttati via, invece vengono trasferiti, ritornano in vita grazie all'artista, ma in vita in senso artistico, quindi è una nuova funzione, una rinascita assoluta di materiali che altrimenti sarebbero stati buttati via. E anche dove non usa i materiali, l'obiettivo è sempre quello di fare rivivere situazioni che altrimenti andrebbero disperse. Paolo Tanzi ha un'interpretazione personale della famosa battaglia di Anghiari, e devo dire che quindi si richiama non solo all'autore ma anche a Paolo Uccello, e devo dire che la grande abilità è quella di aver messo una sua impronta personale, quindi di aver interpretato un disegno famosissimo ma con una sua personalità che quindi lo contraddistingue. E questo devo dire che è una delle cose più importanti per un artista, quella di essere riconoscibile quando qualcuno guarda l'opera. Quindi complimenti. Nell'altro caso abbiamo un'opera invece, come abbiamo visto in altri soggetti, che richiama la musica. Che richiama la musica e dimostra che cosa ovviamente? Che il mondo è tutta musica e senza musica non esisterebbe neanche l'universo. Delicatissime queste opere di Gabriella Biondi, che vogliono dimostrare il contrario di quello che pensava Leopardi, cioè che la natura era cattiva. Invece no, attraverso questa nostra artista la natura è armonia, la natura è bellezza, e lei riesce senza problemi a rappresentare su questi suoi disegni quello che lei intende per natura, cioè bellezza e armonia. Con Osvaldo Stelin abbiamo la dimostrazione di come il tempo cambia le cose, nulla rimane fermo, immobile, e lo si capisce guardando con attenzione questi suoi lavori, per cui il tempo cambia persino le forme delle persone ovviamente. E la musica ti fa restare in un luogo, stata la sua opera, che potrebbe essere in realtà qualunque parte del mondo, in questo caso abbiamo Piazza Venturio, che va abbastanza bene perché per coincidenza ero lì stamattina. Con Stefano Giacomelli abbiamo la dimostrazione della grande capacità dell'artista di essere un po' mago, cioè di ridare vita a qualcosa che altrimenti non servirebbe più, cose buttate via, cose che all'uomo non servono più, vengono buttate via, riciclate in qualche modo, attraverso l'artista ritornano in vita e pronte a dare una forte emozione estetica a chi le guarda. E quindi un ritorno in vita in senso artistico. E così anche quando realizza queste opere, dove noi vediamo una sorta di cerchio pieno di colori, e il colore cosa serve? Serve per dare energia a chi l'ha persa, quindi ridare vita a chi pensa di averla perduta. Con Marina Amosetti abbiamo una rappresentanza di quella che è la corrente artistica dell'espressionismo, il quale tende a rappresentare qualcosa non necessariamente legato a quello che vediamo, ma a dove l'artista ci vuole portare. In questo caso noi vediamo una scena
difficilmente realizzabili dal punto di vista della realtà umana, ma che vuole portarci ad un mondo, ad una situazione che solo attraverso queste opere di tipo espressionista possiamo capire. Grande fantasia e grande capacità tecnica di Sara Bellone, la quale, come vedete, realizza lavori uno diverso dall'altro per dimostrarci come la sua capacità di interpretare diversi linguaggi estetici la porta a realizzare opere decisamente affascinanti. Non tutti sono stati a Tre Palle, e attraverso quest'opera dell'artista Martinelli tutti ci possiamo andare, perché è il paesino più alto d'Europa. Quindi tante volte, come si faceva le Grand Tour, andavano a Venezia e allora non c'era fotografia, non c'era nulla, compravano un quadro di Venezia per ricordarsi Venezia. Ecco, questo è un modo interessante per ricordarsi di aver visitato il paese più alto d'Europa. Con Milena Barbaris abbiamo la prova di come gli artisti abbiano una marcia in più, una sensibilità in più rispetto a noi che non siamo artisti, al punto che quando sono bravi riescono a rapportare sui loro soggetti qualcosa che normalmente nessuno vede, nessuno è così sensibile da percepire. L'artista riesce a percepire queste cose e quando è brava, questo è sicuramente il caso, riesce anche a farcele vedere. Quindi vediamo qualcosa che non vedremo, che grazie a lei riusciamo a vedere, a capire e ad interpretare. Il surrealismo è nell'anima di Giuseppe Fusarpoli e riesce con i suoi disegni a far citare anche noi nella sua idea surrealista che vediamo con questi colori che ci portano in una natura, in una situazione che non potremmo vivere normalmente se non attraverso i disegni di un artista. Con Davide Culturi abbiamo la realizzazione di opere che non sempre tendono soltanto a rappresentare il luogo che si vede, ma l'abilità dell'artista è tale per cui si riesce attraverso questi lavori a capire l'anima del luogo. Qui l'abilità dell'artista non solo può rappresentare qualcosa che tutti vedono, ma percepire e far percepire agli altri l'anima del luogo che in quel momento lo ispira al punto tale che tende a rappresentarlo su tela. Con Arturo Corradini abbiamo la dimostrazione di come la scultura, in questo caso sul legno, possa essere sia figurativa che astratta. Quindi è un artista molto bravo, perché spesso non si riesce a fare in modo che un artista possa fare astratto e figurativo contemporaneamente. Quindi da una parte abbiamo la realizzazione perfetta di una testa, dall'altra abbiamo la realizzazione di che cosa? Di qualcosa che fa parte del moto dell'anima. Opere materiche per Marilisa Cortesi Danzi, la quale si pone come obiettivo quello di dare una forza estetica tale ai suoi lavori da sconvolgere completamente lo spettatore, il quale non sa più dove guardare, viene talmente coinvolto che rimane minuti davanti a questi lavori, questi realizzati con tecnica mista, ma ogni opera diversa dall'altra. Fulvio Vanini tende a rappresentarci attraverso il titolo esattamente quello che dovremmo vedere, cioè la pastorizia. Però vista come? Non come un lavoro pesante dove l'uomo deve intervenire, no, è una sorta di fondamentale necessità per la natura di avere animali, in questo caso, che hanno una funzione vitale per la natura stessa e per l'uomo. Con Clelia Vettrici abbiamo la forza dirompente della musica che diventa protagonista dei suoi lavori. Anche dove parla di donna, in realtà c'è uno sconvolgimento musicale tale che sembra di percepire la musica che realizza, così come il quadro dell'Argentina, colori, tratti, disegni, entrano a far parte di un gioco musicale che coinvolge lo stesso.